Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova presentazione, nuova puntata della serie sulla mappa da Stapenbach. Io stavo erpicando i campi con il Fendt, lo stavo guidando io e il case lo stavo guidando in automatico, ma lasciamo perdere un attimo questa cosa qua. Avevo già fatto una seconda puntata, ma l'ho persa perché erroneamente ho cancellato un file, l'ho persa, quindi c'era tutta la puntata sul raccolto. Adesso purtroppo ho raccolto, l'ho preso già su tutto e quindi mi tocca saltare, diciamo, quella cosa lì, farvi saltare quella puntata lì. Allora, qua ho aggiunto un piazzabile, il well separator, il slurry separator, sì, slurry separator, dove mi fa uscire del digestato, mettendoci del liquid manure, e qui l'ho modificato, invece che esca paglia, esce manure solido. Poi un'altra aggiunta che ho fatto, ed è l'ultima dopo la cippatrice automatica, sì, cippatrice stabile, che vi ho già fatto vedere, mi pare, nella prima puntata. Ho aggiunto questo qua, il latte di soia, la produzione del latte di soia, che produce anche liquid manure, cibo per i maiali, quelli originali, e basta. Allora, nel frattempo che cioè, ho fatto off camera, tutte le balle che avevo messo qua d'erba le ho portate nella mia prima stalla. Infatti vedete che l'erba è a 71.000. Poi ho messo le patate, l'acqua, la paglia e il frumento, tutte cose che ho raccolto dai campi. Raccolto si fa per dire, perché la prima volta che ho raccolto, vedete qua che ho 63.000 di balle, qua 64 e 47.000 di soia. La prima volta che ho raccolto, prendete queste cifre e dividetele per 3. Ovvero, avevo raccolto solo 14.000 di soia in campi grandi come l'86 e l'82-83 messo insieme. Quindi, nel 90, che è bello grandino già, ho preso su 64 diviso 3. Allora sono andato a modificare nel More Realistic Gameplay l'XML che modificava il guadagno di risorse per ettaro. Quindi l'ho alzato per 3 volte, perché essendo in una mappa progettata per il multiplayer e essendo da solo, se lasciavo quei valori lì, avevo voglia di aspettare di fare un po' di soldi, diciamo, no? Quindi
ho deciso di alzare un po', la resa. Bene, ragazzi, adesso, qua andiamo avanti, bando alle ciance. Volevo andare a prendere, le scrofe, che sono l'ultima cosa che ci serve per far partire la produzione di suini, letame e letame liquido. Quindi prendiamo l'ultimo trattore disponibile che abbiamo qui in azienda, l'Agrostar 190 cavalli, è il 671. Ok. Vi ricordo che se usate la More Realistic togliete il Better Fuel Usage. Io l'ho aggiornata la More Realistic all'ultima versione, infatti mi ha aggiunto questa stringa sotto dove c'è la velocità e tutte queste cose qua in basso a destra. Mi ha aggiunto questa stringa qua sotto che è il consumo litri ora e quella ruota con una freccia sotto in avanti, la percentuale non ho capito ancora cos'è, ma vabbè. L'ultima versione vi aggiunge quella stringa lì. E poi mi raccomando di togliere anche la ground response, sia se che sia ufficiale, sia che sia fatta da un modder, una re-edit. Perché la More Realistic, quando la proverete un trattore ad andare su un campo, si muove nei buchi, è come se fosse un campo tutto disconnesso ed è bellissimo. La ground response non ha niente da aggiungere proprio, anzi, è molto meglio senza. Ok, allora, dopo questa parentesi, che mi sembrava giusto dirvela, anche perché se no non vi godete appieno la More Realistic, per chi la usa. Prendiamo il nostro Betamax che porta anche le scrofe, manzi, i bovini femmina, e basta, in più degli animali originali. La noleggiamo perché non ho soldi, quindi andiamo a prenderlo. Devo girare di là. Ok, sono uscite due nuove mod. Sì, un 2.9, un 2.9 XML per la More Realistic. Quindi andate a dare un occhio al sito che vi ho fatto vedere nel tutorial dell'inserimento mod More Realistic. Magari se non vi ricordate come inserire, date un occhio al video di nuovo, è nella playlist tutorial. Allora, per andare laggiù devo fare questa strada qua, girare qua giù a destra. Ho veramente la bocca allappata, ragazzi. Bevo un po' di Coca-Cola. Ah, devo girare a sinistra. Siamo quasi arrivati. Ecco laggiù che c'è già nella minimappa il simbolino. Qua non so se c'è un orario. Vediamo se c'è. Eh sì, dalle 7 alle 18 è aperto l'acquisto degli animali. Ci sono anche
C'è un orario anche nell'apertura dove si comprano i veicoli. Ci sono orari un po' in tutte le cose che hanno un cancello. E continua a convincermi che questa mappa è la miglior mappa che abbia mai giocato, perché nel 15 non l'avevo mai provata. È la miglior mappa secondo me finora. Allora, prendiamo un 100.000 in prestito per prendere un po' di animaletti, se no non facciamo nulla. Poi i suini che vengono prodotti all'inizio si possono macellare. Poi se si mette la Castor Fabric si può portarli lì. E anche quando si comprerà la stalla dei maiali, quella originale, che è in alto a destra, vedete dove avete le galline, le pecore e le mucche. Ci sono anche i maiali originali, mi pare. O non ci sono, non mi ricordo se ci sono o non ci sono i maiali originali. Mi pare di sì. Eventualmente, se ci sono, potete popolare. Potete popolare benissimo la stalla con quelli prodotti da questa da questa stalla qua. Quindi non dovrete comprarli. Con i manzi e i bovini femmina non si può fare, perché i bovini femmina producono manzi che vanno direttamente al macello. Allora, scarica i primi 9. Dovremmo fare un 5 giri. Ne faccio ancora uno, poi i prossimi li faccio off camera. Così abbiamo ancora un po' di tempo per andare a fare un due passaggi nei campi sì, di coltivazione dei campi. Altra cosa che volevo dirvi, che ho provato, quando aggiungete una tettoia o un oggetto posizionabile, o un oggetto con Jansa Editor, una fabbrica tipo io la soia milk che ho aggiunto e tutto. Quando ovviamente la dovete mascherare, perché sennò vi nevica dentro. Io avevo il terrore che avendo già iniziato la partita, allora, avendo già iniziato la partita, non mi mascherasse i punti nuovi, e quindi dovevo ricominciare la partita per far sì che non nevichi nei capannoni e nei posizionabili che ho messo nuovi. Invece ho fatto una prova dove ho mascherato nuovamente con un salvataggio già aperto, tipo qua per esempio, dove c'è la trebbia, tutte queste cose qua, non nevica sotto, quindi potete benissimo mascherare il gioco che non nevichi dentro i capannoni anche con un salvataggio. Ecco, ho sbagliato, porca miseria. Con un salvataggio già partito, diciamo.
Questa è una gran cosa perché appunto sarebbe una palla se si dovesse ricominciare da zero e fare mille peripezie per riavere insomma quello che si aveva nel vecchio salvataggio. Se non vi ricordate come si maschera e come si maschera e come si rimette tutto a posto, andate sul sito di FSI Farming Simulator Italia e andate nella sezione Mod Season e lì cercate appunto cosa dovete modificare usando l'editor, mascherare i nuovi punti che dovete mascherare. Ho notato anche che non è mascherata molto bene la mappa, cioè i capannoni avevano molte fa cioè negli angoli, in certi pezzi entrava la neve, e allora ho fatto proprio in tutta la mappa, ho sistemato un po' tutto il mascheramento. Poi ho mascherato le mie cose nu nuove che ho messo. E quando nevicherà, non nevicherà dentro o dove ho mascherato. Quindi andate tranquilli, mettete i vostri posizionabili e potete mascherarli tranquillamente. Anche perché se usate la season dovete farlo, perché innanzitutto è brutto vedere la neve sotto un capannone. Seconda cosa, se mettete delle balle o dell'erba, ciao ciao balle, ciao ciao erba. Ecco, anche se piove. Ok, ho sbagliato di nuovo, Madonna. Scusate, è che sono abituato a entrare perché ho portato un casino di balle. Forse è meglio uscire di là. Ho portato un casino di balle, 4 alla volta, e sono abituato a entrare lì. Boh, faccio off camera il resto, ragazzi, e ci rivediamo quando ho finito i soldi praticamente. Eccoci qua, ragazzi, ultimo giro. Attenzione che all'ultimo carico sono rimasti 4 posti, quindi devo caricare solo 4 maiali, perché se no gli altri sì, butto via i soldi praticamente, che non so se posso tornarli qua. Quindi scrofa, compra 1, 2, 3, 4, conferma. Abbiamo speso anche meno di 100.000, quindi quei 25.000 lì magari ne torno almeno una quindicina o una decina. No, beh, una quindicina, mi rimangono 10.000. Poi andrò prima o poi a vendere anche la soia, appena si alzano i prezzi. Quindi ho comprato anche lo Yoskin Dakar, se avete visto laggiù, con i Dynamic Code e tutto, in MR ovviamente. Quello l'ho creato io, diciamo, ho scaricato il Dakar, poi ho preso l'XML che c'è nel database della Monrealistic.
l'ho modificato aggiungendo le stringhe dei dynamic host, quello che serviva, e così funziona. Ha le caratteristiche MR del Dakar più dynamic host e quant'altro. In questo farò uguale. Metterò il dynamic host e metterò la targa, visto che comunque è una mod del gioco, e anche nel micheletto metterò la targa e quant'altro pian piano. Allora, adesso abbiamo le nostre 40 scrofe, e in teoria dovrebbero iniziare a produrre. Infatti abbiamo già 31 di letame, 45 di letame liquido, e maiali andranno su un po' più lentamente. Vedete qua che sono riempite sia di qua che di là. Molto bello, molto belle queste stalle, a dire la verità. Qua possiamo chiudere le porte, queste qua. Oh, ci escono anche i maiali. Tiene poca acqua, 10.000, ma si vede che ne consuma altrettanta poca, perché tenendole solo 10.000, il resto tutto 100.000, l'acqua solo 10.000, penso che ne consumi molto meno in proporzione. Allora, adesso togliamo, mettiamo il Betimax dov'era, mettiamo anche il trattore dov'era e andiamo a mettere in funzione il case in automatico. Eccolo qua, vediamo se è tutto giusto. Sì. Via, tu vai con quello piccolo. Vedete come si comporta il trattore sui campi? Vedete come si muove la barra davanti? Cioè, sembra che abbia delle buche, no? E quando si ara vorrei proprio vedere come va. Adesso abbiamo il nostro. Ho cambiato dei sound, li sto provando in questo trattore qua, quindi se c'è un brutto sound è perché sto provando vari sound per il trattore, visto che ce n'è molti di sound, non c'è solo l'idle, il run e il stop e start, ma c'è anche il retarder, il gearbox. E quindi il trattore può fare molti rumori. Beh, la base mi sembra buona per adesso, andando piano. Bisogna vedere quando andiamo veloce e quando mollo l'acceleratore, quando sono veloce. Però mi sembra che non sia male per adesso. Bene, facciamo due righette, ancora un passaggio. Dovrei attaccare il GPS per andare un po' dritto. Infatti. Aspetta che lo sposto un po'. Ok. Bello questo fan. Penso che prenderò Fendt, che non ne ho mai usati, quelli nuovi, diciamo, quelli più recenti, e Case. Poi magari qualche Terrus, visto che ce l'ho in MR anche quello, che è bellissimo.
Valtra ne ho solo uno per adesso. L'N mi pare. Bene, siamo arrivati a 25 minuti. Io direi che per questa puntata è tutto. Spero di avervi suggerito belle cose. Sentite che rilascio che ha. Non mi piace tanto. Devo modificarlo fino a che non capisco qual è. Fa troppo rumore. Bene, per questa puntata, ragazzi, è tutto. Io vi do appuntamento al prossimo video. Fatemi sapere se avete un'idea su come chiamare la serie. Io sono sicuro. Ditemi anche la vostra, ma sono molto desideroso di portare questa serie qua come una serie di punta. E la serie sulla Le Bout du Monde, diciamo, non so se lasciarla o se portarla qualche volta, vediamo anche cosa dite voi. Per il resto, niente, ci vediamo la prossima puntata. Un saluto da Sikefarm86 e ciao ciao.